Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo sempre su Hollow Knight e siamo ancora qui nel Pantheon degli Dei perché potenzialmente ho la testa dura come il marmo e voglio provare a fare questo dannato Grimm versione Super Mega Nightmare Deluxe e quindi voglio provare. Poi se non riesco, gli aculei intanto che ho equipaggiato sono questi, ho sostituito di nuovo l'orgoglio delle mantidi, diciamo così, con l'aculeo lungo che mi potenzia un po' meno l'aculeo ma mi permette di non essere in sovraccarico. E dicevo, proviamo a fare ancora Grimm un paio di volte, se poi mi oblitera così forte ci rinuncerò per ora, lascerò perdere e andiamo qua. Che a quanto pare ci siamo dimenticati una via, quindi andiamo qua e vediamo se c'è la boss fight. Ma avete detto che dovrebbe trovarsi qui la boss fight che mi manca per l'altro Pantheon, quindi proviamo a fare questo prima. Vai. Quanto suggestiva questa area, maledizione, è bellissima. Ok, non farà l'inchino, quindi dobbiamo stare pronti e reattivi. Grimmy! Aspetta, oh! È molto rapido. No, allora, questa cosa mi frega un sacco. Ok, mi sta fregando il fatto che fa degli attacchi che lasciano degli effetti visivi sullo schermo che effettivamente fanno danno, quindi devo stare attenta a schivarli. Lascia delle scie dietro di sé, degli effetti di luce che fanno danno, porca miseria. Bravo, mandami sti cosetti. Ok, questi sono progressi. Sono progressi, buono. Sono orgogliosa di me stessa. No, grim. Ok. Uno, no. No, un colpetto. No, volevo dargli un colpetto, era la terza fase. Che fastidio, mamma mia. Dai, ce la possiamo fare però, terza fase. Sarà stata l'ultima, spero. Quante fasi deve mai avere sto maledetto? Dai. Ma da quanto sto rischiando a fa sta roba? Lo sapevo. Lo stavo rischiando. No! Che miseria, di nuovo! Niente. Vieni qui! Quante mai... No, dai, che cacchio! Ma quanta vita deve avere ancora? Cioè, dai, ero alla terza fase di nuovo! Quanta vita ha quest'uomo? L'ho colpito tantissimo! La terza fase della prima versione erano tipo due o tre colpi mi rimanevano. Qui l'ho colpito tantissimo e stava alla grande lui. Cioè, ho fatto una serie di errori del cacchio, in realtà, perché stava venendo benissimo questa boss fight. Ho preso un danno solo in tutta tutto lo scontro, in tutta la partita, stavo dicendo. In tutto lo scontro, però alla fine ho fatto quattro errori tutti uno dietro l'altro, sono un imbecille. Che cacchio. Porca miseria a me. Sta boss fight è facile. È molto veloce, ma è leggibile, è facile. Devi solo avere la concentrazione e la calma di reagire quando lo vedi in certe pose. Fine. Ma dai, non c'era! Vergogna. Vieni qui tu. Maledetto tu. Quando siete meno, Grimm. Quanto voglio spaccarti la faccia. Ho sbagliato, lo so. Mi sono salvata con classe ed eleganza. Ok. Non gli ho tirato un'ondina. Potevo provare a tirargli un'ondina. Non l'ho fatto perché voglio curarmi. Adesso dovremmo essere vicini al cambio di fase. Vorrei curarmi. Posso curare di 3. C'è da stare lontano dai bordi perché l'ultimo non si vede, guarda di nuovo. L'ultimo non lo mettono sullo schermo, esce e basta. Sbagliato, mi sono salvato lo stesso, sono fichissima. Fichissima. Un colpetto provo a tirarlo, sto giro. Ok. No, dai, avevo schivato con arte ed eleganza. Mi sono fatta colpire un imbecille. Ok. Ora inizieremo a conservare di nuovo le anime per curarci il cambio fase. Porca miseria, non c'era spazio. Non so se l'ho preso. Ehi. Ok. Due e tre.
Non ho le anime, dannazione. Però l'ho colpito. Yeah. Ok. Mi aiuta a prendere il tempismo, ragazzi. Andare avanti e indietro, non fateci caso. Non so perché, ma è così. No. Fai il bravissimo. Bravo. Questa è una cosa che posso aiutare. Sì, che posso sfruttare per colpirti. Bravissimo. Basta, basta, che non ho spazio. Gentilissimo. Vieni qui. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ehi. Ok. Sono andato un attimo in panico. È stata un'idea del cacchio fare lo scatto, lo so. Non andare in panico ora, Messi. Non lo fare. Non lo fa. Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto, sì. Fatta, fatta. Ok, non lo farò nella versione più difficile perché... mi fa 4 di danno. Vabbè, dai, provo. No, vabbè, si poteva fare, ragazzi, cioè si può fare. Però al momento non voglio perderci la giornata. Voglio andare a vedere quell'area che ci siamo dimenticati qua. E c'è una boss fight pure qua, quindi andremo a recuperare... dov'era? Alle frontiere. Questo, il modo più veloce per arrivare alle frontiere... è questo qui, che dovrebbe essere la stazione del re. Ok, andiamo alla stazione del re, allora, dai. Ok, l'altezza dovrebbe essere questa, ma dobbiamo scendere ancora un po'. Quanti colpi, però. Aspetta, va là. Ok, che culo. Mi lamentate che non uso le magie, inizierò ad usarle di più. Allora, devo andare dritto, credo. Sì, devo andare dritto. Eccolo lì, il muretto che mi è mancato. Avevate ragione, madò che occhio, ragazzi, che occhio. Ah, è già qui, pronti via? Sarei dovuto andare a sedere, mi vado a sedere da qualche parte. Però magari posso non combatterlo. Vorrei una sedia prima di andare a morire. Si può? Ah no, ma c'è solo questo? Non c'è nient'altro? Wow, ok. Mi aspettavo di dover esplorare di più. È uno spirito. Hai fatto così tanta strada solo per morire qui ai confini del mondo. Ah, grazie. Marktot. Marcotto, in realtà, ma va bene uguale. No, non dire nulla. Ho già sentito migliaia e migliaia di vuote parole da altri come te. Il tuo orgoglio, i tuoi desideri, la tua disperazione spariranno con te quando ti avrò sconfitto. Leva la tua arma ora e muori come chi ti ha preceduto. Volevo andarmi a sedere, però. Però non ci ho voglia, hai fatto tutta la strada, dai, va bene. È uno scudo? Ok. Ah, cacchio, non l'ho vista. Wow, si perdono abbastanza di vista queste cose. Cosa fa? Cosa fa? Ah, si allarga lo scudo. Madò. E si stringe pure. Ok. Non la vedo. Non so se l'ho colpito, non credo. Però, man. Ma finché lo spingo via credo non ci siano problemi. Guarda come lo spingo in fondo. Dai, non gli ha rimbalzato sulla testa però. Ah, due scudi, va bene. Ah! Cacchio. Morirò fortissimo, ragazzi, preparatevi. Il segreto è non fermarsi mai. Potenzialmente. Dai, non avevo di anime per sparare all'onda, che fastidio. Niente, lo so, mi sono fatta colpire. Mi farò colpire di nuovo, lo so. Non è stata una grandissima idea, forse. Ammetto. Sì, io non posso passare la mia vita a schivarlo, però. Devo anche far qualcosa. Ok. Niente, lo sapevo. Wow, ok, non è tanto difficile, ma è... ah, dove sono?
non mi sono seduta. No, dicevo, non è tanto difficile, però fa tanti effetti, fa tante cose, quindi è quello che ti frega, almeno a me che mi frega a me. Proviamo a cambiare build, invece che andare con l'aculeo potenziato, potenziamo gli incantesimi. Tanto ormai... i geo non mi interessano, voglio potenziare gli incantesimi un pochino. Dice più danni, mi vogliamo andare in sovraccarico? Me la sto prendendo troppo bene sta cosa del sovraccarico, non è positiva. No, togliamo questi, dai, andiamo così. Eccomi qua, sono tornata e non mi sono seduta da nessuna parte di nuovo, lo so, ma va bene così. Sì, sfidiamo il guerriero, che ha una boss fight un po' del cacchio, non è che mi faccia impazzire questa boss fight, ti dirò. È fuori schermo. Però se riesco a mantenere questo potenziamento, potrei in teoria colpirlo. Ah ok, adesso inizia a far roteare la schifezza lì. Torno indietro, sì. Preso, 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 wow, un sacco di volte l'ho preso. Sì, però dovresti venire giù da lì perché io non ti vedo, maledetto tu. Ok. Colpisco due volte, però non ho più di anime per fare le pazzie. No. Non vedo dove l'ha creata. Ecco che arriva l'altro scudo, maledetto lui. Guarda quante ne crea allora. Un attimo, dammi il tempo di fare robe però. E niente, perso il potenziamento. Adesso siamo tutti fregati. Ok, devo andare molto lontano. Aspetta che mi ripiglio il potenziamento, che male non fa. Ah! Che cacchio. Che fastidio. Ok. Fatta. Ok. Abile cacciato. Ho finito il diario del cacciatore? Potrebbe. Ho preso il trofeo abile cacciatore. Il persistente sogno di un guerriero caduto, l'unico membro della sua tribù a impugnare un'arma, ma in realtà non la stava impugnando, me la stava materializzando dietro al sedere, sono cose ben diverse. Che le tue fatiche possano portarti al successo, Markot. Ciao Markot. Mai, mai sono stato battuto in combattimento, ma guardi, se è morto qualcuno l'ha battuta comunque, così, giusto per fargli notare questa cosa. Io riesco a vedermi lì che dormo. Da quanto tempo mi nascondo qui? Qui, ai confini del mondo, dove nessuno avrebbe mai potuto trovarmi, tranne te. Guerrieri, cavalieri, re, perfino il tempo stesso, non hanno alcun potere su di me, ma tu sì. Tu sei l'oscurità, giunta a consumarmi. Oh, che orribile frase da sentirsi dire. Mi spiace, Markot. Esamina. Il corpo di un guerriero con scudo e aculei. Markot, mi spiace. Problematica sta situazione, non credo ci siano passaggi. Va bene, dai. Terra non mi pare che fosse tremato nulla, qua in alto non si può andare. C'era solo Markot da battere qui. Ok, quindi ora ho sbloccato l'altro Pantheon. Forse no, non mi ricordo più se me ne mancava uno o di più per il Pantheon. Però io mi dimentico sempre che ho una bellissima magia di teletrasporto. Fichérrima che posso usare. Ok, sono tornata qui perché voglio fare il nuovo Pantheon che abbiamo sbloccato, almeno... Volevo mettere un portale qui, perché ho detto vado dal cacciatore a controllare una roba e poi torno, ma a quanto pare non si possono mettere portali qui, speriamo di poterli mettere fuori qua dalla signorina, perché non vorrei farmi poi tutta la strada, visto che ho questi portali fichissimi, posso... Ecco qua, guarda che bello che è. Fatta, torniamo indietro, andiamo dal cacciatore, perché ho letto la descrizione del trofeo che ho sbloccato, dell'achievement che ho sbloccato strada fortissimo. Dicevo, ho guardato l'achievement che ho sbloccato e dice ottieni tutte le voci del cacciatore. Quindi abbiamo completato il diario del cacciatore. Yay me per aver trovato tutte le creature di questo gioco alla prima run. E vorrei dare un boffetto amichevole a tutti quelli che mi hanno criticato il fatto che perdo troppo tempo per guardarmi intorno e a guardare in tutti gli anfratti di questo gioco. Vorrei farvi notare che guardare in tutti gli anfratti di questo mondo
mondo mi ha fatto trovare questo trofeo, questo achievement, e mi ha fatto completare il diario del cacciatore. Magari a voi non fregava, ma era una cosa da fare nel gioco e a me fregava. Quindi abbiamo completato il diario. Adesso andiamo a sentire cosa diavolo abbiamo ottenuto per aver fatto tutta questa fatica. Cioè, qualcosa di produttivo avremo ottenuto, si spera. Dopo tutto sto casino, dopo sto sterminio di massa, ci daranno qualcosa di utile, no? Speriamo, se no uccidiamo il cacciatore, fatta. Ecco qua, era qui, giusto? No, era più su, incredibile. Ah, qua c'era quella boss fight. No, non è vero, non c'era la boss fight. Però fermi tutti, c'è una panchina qua. Aspetta, mi siedo qua, perché io non lo so come reagisce il cacciatore. Magari vuole combattere, io non ne ho idea. Mi siedo, per sicurezza, non si sa mai. Siamo piuttosto vicini. Per sicurezza, ha senso sta cosa. Cacciatore? Coso poco inquietante con tanti occhi, scusami. No? Ah! Ok. Salve. Il tuo diario, fammelo vedere. Sì, sì, il diario del cacciatore è completo, sì! Siamo stati bravissimi. Hai dimostrato di essere un vero cacciatore, un maestro di morte. Perciò è con immenso piacere che ti premio con la ricompensa che meriti. Oi, oi. Ah, volevo scappare. Sei pronto, Richard? Sì, un po' no, però sì. Se ne scappo, posso scappare nel mentre? Prego. Sì, l'ho preso in quel posto. Boss fight? Che spavento! Niente boss fight, stavo per attaccarti, coso? Raccolgo? Marchio del cacciatore. Un marchio d'onore appartenente al vero cacciatore. Il marchio verrà conservato nel diario del cacciatore. Va bene, cosa fa sta cosa, però me lo dite? E ora mi mangia. Ah no, ok. Posso? Che strana forma che hai, coso. Avrei veramente voluto combatterti, ammetto. Niente? Quest'uomo è anti-aculeo? Che cosa sei tu? A parte che sembri uno scheletro, non sembri una creatura, però che cosa diavolo sei tu? Hai il mio marchio e verrai riconosciuto come uno dei pochi della mia casta. Amico cacciatore, non ho nient'altro da darti. Questo... forse avrei dovuto colpirlo quando ero qui in alto sulla mano. Oh, che fastidio! Forse avrei dovuto fare... Sì, avrei dovuto sicuramente colpirlo quando ero sulla mano. Sono un imbecille. Perché non ci ho pensato prima? Perché ero curiosa. Ero curiosa di sapere cosa mi stava dando. Wow. Sì, sicuramente avrei dovuto colpirlo in faccia. Che fastidio. Ok, il marchio del cacciatore. Cos'è? Eccolo, è un dente. Uno dei suoi denti, probabilmente, non lo so. Mi piace che i miei ragnetti lo stiano attaccando fortissimo. Guardate come gli tirano proprio le zampette. Guardate, tiè! Tiè, guardateli! Cioè, è nemico, è ostile questo coso. Per loro è ostile, ma hanno anche ragione. Il simbolo di un vero cacciatore. Non ho prole, né sudditi, né adoratori. La somma del mio essere, delle mie conoscenze, dei miei istinti. La dono a te. Buona fortuna, cacciatore. Oh, io volevo colpirti con l'aculeo, porca miseria. Me lo dite sempre, colpisci prima di fare qualunque cosa. Io mi dimentico, adesso basta. Ogni cosa che incontro, l'assalto con l'aculeo. Fatta. Per quanto brutta questa frase risulti, verranno tutti assaltati dal mio aculeo dei sogni. Fatta. Va bene, ma io in realtà ho fatto questa cosa per un motivo. È inutile che me ne vado a piedi, scusami. Sì, me ne sono ricordata adesso che ho piazzato il teletrasporto. Qua, eccomi, salve, signora, mi faccia entrare, ho sbagliato, faccia entrare. Sì, mi mancava solo quello quindi, wow. Ok. Il video di oggi termina qui, nel prossimo episodio cercherò di affrontare il quarto Pantheon e di completarlo, e poi, finito quello, non so ragazzi, mi avete detto di provare a portare in giro il fiore a qualche NPC, però sarebbe allungare ancora di più la serie. Se vi va,
Posso farlo? Ve lo chiedo, se vi va posso farlo. Se no io andrei a completare il gioco, perché lo stiamo tirando per tantissimo tempo. Io mi sento piuttosto soddisfatta della mia esplorazione. Ora che ho completato il diario del cacciatore, vuol dire che ho visto potenzialmente tutto quello che c'era da vedere. Probabilmente mi sono persa, mi avete detto, qualche NPC segretissimissimissimo in qua e in là che dovrei andare a cercare, però non lo so, mi sembra un po' una perdita di tempo stare a rivisitare tutte le zone in cerca dell'NPC super mega nascosto. Ditemi voi, se c'è qualche zona, qualcosa che devo fare nello specifico, la vado a recuperare. Aia, scrivania, gomito, dolore, la vado a recuperare, dicevo. Altrimenti direi che potremmo anche andare verso la fine del gioco, che dite? È il momento, io mi sento a posto, io fosse per me io andrei, finito questo Pantheon andrei. Fatemi sapere però voi se avete qualche altra cosa che devo recuperare assolutamente prima di finire. Io come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.